Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti al nuovo appuntamento di Steam Academy. Questa è la quarta lezione in cui parleremo di stampa 3D. Per chi non mi conosce, mi presento, sono Ubaldo Betocchi, mi occupo di stampa e di scansione 3D. Stasera parleremo di storia con la stampa 3D e quindi diciamo, aggiungeremo alcune cose a quello visto anche nelle settimane precedenti. Vi chiedo solamente una cosa, siccome stasera dovrò gestire anche la chat, quindi più o meno a metà della diretta interromperò se avete domande, se avete curiosità o cose che non vi risultano chiare, scrivete pure in chat, io più o meno a metà della diretta mi interrompo, entro in chat e vi rispondo a questo punto in diretta. Bene. Allora, iniziamo subito. Torno a condividere. Eccoci qua. La presentazione. Qui sono io, qui trovate anche i miei contatti per qualsiasi dubbio, per qualsiasi domanda. Vediamo velocemente quello che vedremo oggi. Come fatto anche negli appuntamenti precedenti, le cose base solitamente sono sempre due o tre. La prima: reperire risorse online, quindi online si trovano veramente tantissime, tantissimi oggetti, tantissime risorse utili, quindi la prima ricerca da fare è andare a reperire qualcosa di già pronto. Poi vedremo, parliamo di stampa 3D, quindi vedremo alcuni suggerimenti, alcune idee su come migliorare la qualità delle vostre stampe o ottimizzare il tempo. Ora vedremo su un paio di esempi. E poi una terza parte in cui vi farò vedere qualche trucco, qualche piccolo tutorial per creare risorse nuove, ex novo, quindi utilizzando un programma di modellazione molto molto semplice che è come sempre, come le volte scorse, Tinkercad, che permette di creare in poco tempo modelli 3D da stampare. Perfetto. Vediamo dove trovare risorse online. Stasera parliamo di storia, quindi storia nel senso, diciamo, un po' più ampio del termine. Le risorse online, come sempre, le principali sono due: Thingiverse con la T e My Mini Factory. Vi ho aggiunto una terza risorsa che è africanfossils.org perché soprattutto nelle scuole primarie tutta la parte di preistoria molto spesso rientra nel programma di storia e quindi può essere utile conoscere anche questa risorsa. Se, ecco qua, apriamo, perfetto, apriamo il collegamento. Stasera Thingiverse ha deciso di non funzionare. Vediamo cosa è successo. Eccoci qua. Ok, scusate. Questo è Thingiverse, ormai per chi ha seguito qualche altro webinar, l'interfaccia comincerà a essere abbastanza familiare. Come sempre abbiamo due chiavi di ricerca o all'interno della categoria Education, quindi abbiamo anche in questo caso la categoria storia, eccolo qua, dove trovate una galleria di oggetti, dopo vi farò vedere, ve ne ho selezionati alcuni, chiaramente cercando history in maniera generale, quindi come sola chiave di ricerca, troviamo un po' di tutto, dagli alfabeti all'architettura, a oggetti più o meno complessi da realizzare, ok, anche magari qualcosa che con la storia ci può entrare fino a un certo punto. Bene, questo comunque, come sempre, è il primo approccio, la prima chiave di ricerca è quella dove andare a vedere se al volo si trova l'oggetto desiderato. Altrimenti, come sempre, la chiave di ricerca può essere data dalla pagina principale. Se vogliamo andare a cercare, per esempio, qualche monumento, qualche statua dell'antica Grecia, ecco, ho cercato Greek, come vedete mi cominciano a comparire sia modelli 3D di busti, di colonne,
un tempio in stile greco, maschere, quindi diciamo vasi. Ecco, proviamo ad aprire il vaso per avere un'idea. Ecco qua, qui avete la foto del vaso realizzato, come sempre, in blu il modello 3D. Questo controllo fatelo sempre, controllate sempre che ci sia sia il 3D sia l'oggetto realizzato, perché comunque vi dà un'indicazione sulla fattibilità del pezzo. Vi ricordo che se volete navigare all'interno di questo, che è un visualizzatore 3D, dovete andare a cliccare su ThinkView, l'oggetto si caricherà, ecco qua, e voi potrete andare a visualizzare il pezzo. Ok, vi ricordo che per scaricare i file da Thingiverse non importa essere registrati, lo potete fare anche come utenti esterni, e anche qui avete due modi: o download all files, che vi scaricherà una cartella zippata con dentro tutti i file disponibili nei vari oggetti, quindi può avere dimensioni variabili in base a quello che ci è caricato, oppure vi consiglio, per fare prima, di andare sulla categoria Thing Files. Eccolo qua, e andare a scaricare solamente il file che vi interessa. Diciamo, si fa prima, e molto spesso si rischia di scaricare contenuti che fondamentalmente non interessano. Ok, torniamo indietro, giusto se vogliamo vedere qualche altro contenuto. Come vedete qui, la complessità dei modelli da stampare può essere anche molto molto alta. Magari dopo possiamo prendere anche uno di questi e vedere al volo qualche possibile soluzione. Ok, torniamo un attimo alla presentazione. Quindi la seconda galleria di file 3D, dove troverete sicuramente tantissime risorse, è My Mini Factory. My Mini Factory è un sito in tutto e per tutto simile a Thingiverse, dove però magari riuscite a trovare delle risorse leggermente diverse, o comunque delle risorse più interessanti. Vi ricordo che all'interno di My Mini Factory c'è la community di Scan the World, dove potete trovare tantissime opere d'arte di tutto il mondo scansionate e rese disponibili in 3D per la stampa. Quindi, oggi parlando di storia, diciamo che questa categoria specifica è molto molto interessante. Qui, come vedete, si passa dalla scultura, che naturalmente è preponderante, però se cercate ci sono anche un po' di architettura, ecco, visto Notre Dame, oppure qui andiamo, diciamo, in periodi un po' più antichi, quindi incisioni rupestri, o cercando colonne, quindi si trova un pochino di tutto, anche sculture, quindi una ricostruzione di un mammut. Queste naturalmente sono sculture digitali, non è una scansione dal vivo. Ok, anche qui, come vedete, possiamo trovare vasi, anfore e tutto quello che può essere interessante. Vi ricordo sempre che il file 3D può avere una texture, perché magari è stata acquisita tramite una scansione. Tuttavia, quando voi andrete a stampare il vostro oggetto, l'oggetto sarà monocolore e il colore dipenderà dal filo che avete caricato sulla vostra stampante. Quindi, anche se alcuni oggetti li vedete decorati, li vedete con le immagini, considerate sempre che una volta scaricati e messi a stampare, il vostro oggetto sarà monocolore. Ciò non toglie che il PLA, che solitamente è il filamento più utilizzato, soprattutto nelle scuole perché è atossico, può essere colorato, può essere rifinito. Bene, può essere rifinito sia direttamente con magari colori acrilici piuttosto che con tempere, o se volete dare una vita un po' più lunga alle vostre creazioni, è sempre bene dare un primer, qualcosa che uniformi la superficie prima di andare a decorarla. Ok.
Chiudo, altrimenti poi. Ok, terza risorsa che vi ho messo oggi, African Fossils. African Fossils è un sito in realtà molto più di settore, dove, come si può capire bene dal nome, stiamo parlando di fossili, quindi di un periodo storico molto molto preciso, e principalmente di fossili sia di ominidi o comunque fasi iniziali dell'evoluzione umana, sia di animali che di manufatti, quindi industrie litiche, i classici chopper, raschiatoi e così via. Può essere molto interessante per esplorare una parte della storia, anche della storia dell'uomo, dove solitamente, diciamo, le immagini sui libri possono essere un po' limitative, per cui avere in mano una copia fedele di un ciottolo, di, per esempio, prendiamo la categoria ominidi, come vedete qui ci sono tantissime risorse disponibili, da frammenti anche, però vedete, crani completi, quindi avere sul tavolo, sulla scrivania, su un banco, una serie più o meno completa di quella che è il cespuglio dell'evoluzione umana può essere sicuramente molto più stimolante, molto, molto più interessante rispetto che vederla semplicemente da un'immagine, da un libro o da una ricostruzione che molto spesso danno ampia libertà alla fantasia. Okay? Qui avete la possibilità di avere in mano una copia esatta, perfetta dell'originale, quindi anche rendersi conto in prima persona, semplicemente mettendoli accanto, confrontandoli, quelle che sono le dimensioni, prima cosa, oppure le differenze nell'anatomia. Ok, quindi secondo me penso che sia una cosa molto importante da fare, un'ottima risorsa, un ottimo spunto per realizzare queste cose. L'unico inconveniente può essere che molti crani sono forse di dimensioni un po' troppo grandi, quindi potrebbe valer la pena pensare a una stampa in scala, ok? Quindi magari stampare tutto al 50%, diciamo che magari si falsa un po' la dimensione, però si mantengono tutte le varie differenze. Qui, come vedete, il criterio di ricerca è per gruppi, quindi ominidi, animali, ci trovate veramente tantissime risorse. Questo è un sito, è un progetto di ricerca della Leakey Foundation, e tutto quello che viene recuperato dagli scavi, o comunque la maggior parte, viene scansionato e rilasciato gratuitamente. Per cui questo è un sito che ha un aggiornamento costante. Considerate che vengono sempre aggiunte nuove risorse. Stesso discorso, eccolo qua, sulla litica. Perfetto. Per sintetizzare questo, vi avevo preparato uno schema dell'evoluzione umana, è uno dei più aggiornati che ho trovato. Sicuramente non è l'ultimo, non è il più aggiornato, però è abbastanza nuovo, mettetela così. E come vedete, vi ho messo quelli segnati dal rettangolo rosso, sono tutti i link dove potete andare a trovare questi vari tipi di ominidi, quindi dall'Australopiteco, come vedete si sta ricollegando ad African Fossils. Scusate, stasera internet è un po' lento. Vediamo se ce la facciamo. Eccolo qua. Vi dovrebbe apparire tra poco. Ecco, quindi non sempre naturalmente c'è la possibilità di avere il cranio intero. In questo caso vi ho messo una mandibola. Come vedete, anche qui avete la possibilità di visualizzare, di esplorare tridimensionalmente il pezzo prima di scaricarlo. Anche in questo caso, sopra avete una texture. Il file che scaricherete sarà monocolore. Per scaricare avete il tasto download. Il sito vi richiede una registrazione, ma è molto molto semplice. Potete anche farla semplicemente autenticandovi tramite Facebook. Vi apro
qualche altra immagine, qualche altro file, giusto per darvi un'idea. Qui questo è Homo habilis. Eccolo qua, questo come vedete è la parte superiore del cranio. Quindi questa in realtà è il cranio quasi completo. Qui tutto quello che vedete in grigio naturalmente è ricostruito. Questo una volta stampato può essere già un'attività divertente anche da far fare ai ragazzi, quindi per fargli capire bene la differenza tra quello che è la parte fossile vera e propria e quelle che sono le parti ricostruite, quindi qui anche semplicemente andando a colorarlo in avorio, in bianco e in nero per dare lo stacco, per dare proprio l'idea visuale delle parti effettivamente ritrovate e quelle no. Ok, e qui se volete poi potete andare a vedervi tutte le risorse che sono disponibili. Considerate che e come vi dicevo prima, queste sono file, sono immagini che vengono sempre aggiornate, quindi magari tra 3, 4, 5, 6 mesi online si troveranno anche parti, anche fossili o modelli 3D che in questo momento mancano, per esempio l'Homo antecessor piuttosto che altri tipi di australopiteco e così via. Quindi prendetelo più o meno buono ad oggi, poi tra qualche tempo magari va aggiornato. Ok, un'altra cosa molto carina che vi permette di fare, permette di fare la stampa 3D è quella di creare delle linee temporali o se volete dei piccoli musei andando semplicemente a scegliere sia gli intervalli storici che magari particolari aspetti che vi interessano. Ora, io qui ho cercato di costruire una piccola linea del tempo in 10 oggetti, andando dalle prime veneri paleolitiche, quindi alle piramidi, ai bronzi di Riace, Petra, il Colosseo, ok? Tutte le immagini vi portano al collegamento con una risorsa. Eccolo qua, quindi il bronzo di Riace. E tutte queste potete scaricarle e stamparle. Quindi in realtà anche creare una piccola esposizione, un piccolo museo all'interno della classe, all'interno della scuola, vedete, diventa un'attività anche divertente, stimolante per i ragazzi e soprattutto non troppo impegnativa una volta che avete la stampante. Eccola qua, gli altri 5 oggetti, i Moai, il Duomo di Firenze, la Rivoluzione Francese, la bomba atomica e visto che è da pochissimi giorni passato la ricorrenza, la sbarco dell'uomo sulla Luna. Quindi il file che vedete qua, ecco qua, è la ricostruzione naturalmente dell'impronta di Armstrong sul suolo lunare. A questo proposito, quindi parlando di una storia un po' più recente, eccolo qua, vi ho messo alcune risorse che sono disponibili direttamente sul sito della NASA. Quindi se mi collego al sito della NASA, la NASA ha rilasciato tantissimo materiale di naturalmente tutte le missioni spaziali che ha fatto e come vedete anche qui lo trovate con i nomi ufficiali, ok? Per cui per esempio il luogo d'atterraggio di Apollo 11, il modulo lunare, o andando avanti trovate vari asteroidi, trovate satelliti, trovate per esempio, se andiamo più avanti, eccolo qua, il rover Curiosity, che è quello che è stato mandato su Marte, per cui trovate veramente tantissimo materiale, telescopi, radiotelescopi, c'è il modello del telescopio Hubble, anche questa, diciamo, tutto quello che è la storia dell'esplorazione spaziale. In questo caso l'unico accorgimento è che non tutti sono file già pronti per essere stampati in 3D, in realtà molti sì, alcuni sono solamente diciamo
file 3D da visualizzazione, perché semplicemente sono in un formato che non è in STL. Per eliminare i modelli che non sono stampabili, semplicemente basta passare dalla categoria 3D model alla categoria 3D printing. Okay? Si ridurranno un po' le risorse a disposizione, però siete sicuri che questi sono tutti stampabili. Naturalmente non tutti sono stampabili in un'unica parte. Per esempio, se prendiamo il rover, che è una struttura molto molto complessa, vedrete che è stato suddiviso in varie parti, quindi sarà una stampa un po' più impegnativa, più in termini di tempo che in termini pratici, però comunque vi richiederà magari di stampare 2, 3, 4 parti alla volta, e quindi insomma, avrete bisogno di un po' più di tempo per far tutto, per avere poi il risultato finito. Questo ora non ce l'ho sotto mano, però è un file che funziona molto bene, perché qualche tempo fa l'abbiamo stampato anche noi ed è torna tutto, tornano gli incastri e viene molto molto carino. Io in realtà vi avevo preso ad esempio tre oggetti. Questo, che forse un po' poco d'impatto, però diciamo è la ricostruzione del luogo d'atterraggio dell'Apollo 11, quindi è dove è atterrato il land lunare, e dove poi sono sbarcati i primi uomini sulla Luna. Quest'altro è il razzo Saturn 5, quello che fisicamente ha portato l'uomo ed è stato utilizzato, qui vedete, trovate anche delle brevi descrizioni, è stato utilizzato nei programmi spaziali tra gli anni 60 e 70. E ultimo, che non è propriamente legato alla scoperta, allo sbarco sulla Luna, però è un oggetto secondo me abbastanza interessante, è una chiave, una sorta di cacciavite, di brugola, che è stato stampato nello spazio, nella stazione spaziale. Non è il primo oggetto stampato nello spazio, ma è il primo oggetto che è stato pensato, è stato modellato per risolvere un problema direttamente sulla stazione spaziale. Quindi non è stato inviato tramite un razzo, tramite, quindi, diciamo, in maniera standard, ma è stato semplicemente inviato via mail e poi è stato stampato in orbita. Ok? È una curiosità, mettiamola così. Anche questa è tra le risorse che trovate disponibili sul sito della NASA. Ok. A questo punto faccio rientro. Ok. Ritorno un attimino, eccoci qua. Vi metto in pausa un attimo, apro la chat, se qualcuno ha domande, se qualcuno ha qualche curiosità, io scrivetemi, sono qui a disposizione. Sono tornato un po' troppo indietro, scusatemi. Ok, allora, questo una cosa che di solito mi incuriosiva quando studiavo storia, erano i vari alfabeti, quindi le varie lingue che si trovavano soprattutto nei popoli più antichi. Quindi vi ho fatto una breve ricerca per vedere quello che è già disponibile online. Naturalmente si trova disponibile l'alfabeto egiziano, che probabilmente è uno dei più ricercati. Come vedete, qui c'è alcuni esempi di ricostruzioni, eccolo qua. Utilizzando Tinkercad è stato ricreato, quindi sono state ricreate tutte le forme di quello, naturalmente qui saranno state fatte delle semplificazioni, come vedete sono stati ricreati dei simboli corrispondenti alle lettere del nostro alfabeto. Naturalmente non sarà tutto correttissimo, però può essere un modo interessante per cercare di capire dei sistemi di scrittura e sistemi di grafia diversi dai nostri.
Per cui, anche se andiamo a vedere quelli che sono i file disponibili, avete il cartiglio e poi trovate un paio di scritte già pronte, già fatte di prova, eccole qua, 2, 3, e poi tutti i vari simboli che sono stati ricreati e che potete utilizzare per riscrivere un nome, una frase, una parola, o magari provare a ricostruire i nomi dei faraoni più famosi. Anche in questo caso, vedete, ci sono tantissimi file, per cui questo è uno di quei casi in cui se date download all file vi trovate una cartella zip veramente piena di contenuti. In questo caso può convenire andare su Thing Files e vedere tutto quello che è disponibile, anche perché qui, come vedete, hanno nominato i file nel nostro alfabeto, quindi avete tutte le lettere dalla A alla Z e anche il simbolo di maschile e femminile, ok? Per cui magari può essere più comodo per scrivere un nome andare a scaricare solamente le lettere che interessano. Discorso simile con questo, ho trovato, mi è piaciuto, mi ha interessato, l'alfabeto runico, quindi ci siamo un po' spostati, diciamo, dal Nord Africa al Nord Europa, e in maniera analoga, ok? Anche qui sono state create tutte le rune, tutte le lettere, chiamiamole, ok? Per provare a ricostruire o avere un'idea di quest'altro tipo di scrittura. Uno molto più comune, diciamo molto più conosciuto, ma che comunque si incontra soprattutto nella prima parte della storia ampiamente, è l'alfabeto greco. Okay? Eccola qua, e queste sono tutte le lettere dell'alfabeto greco. Quindi, partendo da questi tre alfabeti, ora in realtà se li cercate su Thingiverse ne troviamo veramente tantissimi altri, io ho provato, eccolo qua, se cercate alfabeto trovate sia tantissime declinazioni del nostro alfabeto, quindi da forme strane a calamitate, quindi di tutto e di più, però... insomma, se volete, trovate anche alfabeti, magari l'alfabeto Braille, che può essere utile, può essere interessante in molte situazioni. Eccolo qua, questo lo dovete scaricare come un'unica parte e poi andare a dividere le sezioni. Oppure alfabeti, magari l'alfabeto russo, per cui se vi interessa qualcosa di specifico, magari cercandolo lo trovate già pronto, ok? Anche in questo caso questa è semplicemente una placca con l'alfabeto Braille, magari è un po' meno comodo da utilizzare perché comunque non vi permette di separare le lettere una per volta. Ok, come vedete qui la ricerca può essere veramente molto molto lunga. In realtà mi aveva incuriosito capire come fare a ricreare un alfabeto, quindi visto che siamo in Italia, una lingua italiana antica, abbastanza misteriosa ancora, non totalmente svelata, è l'etrusco, ok? Quindi non è il latino che magari ha dei richiami, comunque la grafia è uguale alla nostra, l'etrusco può essere un'alternativa agli alfabeti che vi ho fatto vedere. Ho scaricato molto velocemente anche io una tavola di conversione tra il nostro alfabeto e quello etrusco, e ora molto velocemente vi faccio vedere che in realtà andare a ricostruirlo non è una cosa poi troppo complessa. In generale vi farò vedere due strade possibili, o utilizzando direttamente Tinkercad, quindi l'applicazione di modellazione 3D, di CAD 3D, oppure per simboli più complessi, come non so, può essere il simbolo della H o della M, o magari se vi interessano altri tipi di alfabeti con magari un ideogrammi o cose più complesse, può essere utile andare a
utilizzare un'applicazione di disegno. Ora vi ho segnato Google Design semplicemente perché lo trovate in tutte le applicazioni di Drive, quindi già disponibili, o al posto di Google Design potete utilizzare Adobe Illustrator piuttosto che Inkscape, probabilmente, anzi, sicuramente potete utilizzare anche semplicemente Paint di Windows, e dopodiché trasformare questo file e importarlo in Tinkercad. Ok, iniziamo da Tinkercad. Diciamo che il simbolo che voglio andare a ricostruire, ora ve ne farò uno o due abbastanza semplici giusto per motivi di tempo, è la F, che è semplicemente una F al contrario. Quindi apro Tinkercad. Eccolo. Come sempre vado a creare un nuovo progetto. Vi ricordo che tutto quello che disegnate, tutto quello che create in Tinkercad viene salvato in background, per cui lo ritrovate tutte le volte che rientrate. Questo è il piano di lavoro, quindi idealmente questo è il piano della vostra stampante 3D. Quando modellate, ve lo ripeto tutte le volte, ma è veramente una delle cose più importanti, ricordatevi sempre di adattare il vostro piano di lavoro al piano di lavoro della vostra stampante, perché altrimenti rischiate di disegnare o oggetti troppo grandi o al contrario magari oggetti piccoli che poi una volta stampati non sono funzionali. Bene, per cui più o meno il piano di lavoro è sempre 20x20, quello poi dipende dalla stampante che avete. Per costruire potete trascinare gli oggetti che avete in questo menu a scorrere sulla destra. Per esempio andiamo a trascinare il cubo e attraverso le maniglie lo possiamo modificare per ricreare la forma che ci interessa. Quindi voglio andare a ricostruire quella sorta di F rovesciata. Come vedete, con la maniglia nera vado a modificare una sola dimensione del mio oggetto, ok? Mentre se andate a agire sulle maniglie bianche ne modificate due in contemporanea. Quindi ora, per essere un po' più precisi, diciamo può convenire lavorare sulle maniglie nere. Ricordatevi sempre che stiamo disegnando in tre dimensioni, quindi c'è anche l'altezza. Bene. E sulla stampante 3D l'altezza solitamente è quella che vi farà perdere tempo, perché i piani sovrapposti, più è alto un oggetto, più la macchina, i software di slicing lo sezioneranno e quindi la stampante poi ci metterà ancora più tempo per ricostruirlo. Bene, diciamo che abbiamo fatto la base della mia forma. Andiamo a inserire un altro cubo. In questo caso lo farò un po' più stretto. Rimaniamo sempre naturalmente sulla stessa altezza. Ok, se avete dei dubbi ricordatevi che cliccando sui cubi avete le dimensioni, quindi 5, 73, l'altezza 5. Andiamo a rivedere la mia altezza 5 anche qui. Ok, la posso fare un pochino più largo magari. Bene, è anche un po' più lungo, poi magari lo aggiustiamo. Naturalmente, prima di andare a avvicinarlo, quindi andare a costruire la mia lettera, vado a inclinarlo di un angolo, ok, può essere 67 gradi, oppure se voglio andare grado per grado, bisogna andare a posizionare il puntatore del mouse un po' più esterno, ok? Se lo tenete interno, vedete, fa degli scalini da 22 gradi e mezzo. Se lo tenete più esterno, andate a variare grado per grado. Ok, quindi rimaniamo più o meno 60-70 gradi. Dopodiché lo avvicino. A questo punto dovrei costruire un altro rettangolo identico con la stessa inclinazione. Si può fare, non è, avete visto, ci è voluto un attimo, però per accorciare i tempi potete andare semplicemente a duplicare questa forma, per cui una volta selezionata andare ad utilizzare il tasto duplica, dopodiché spostarlo leggermente. Ecco qua. Bene,
in un attimo ho ricreato la mia prima forma. Per esportarla, prima di esportarla e di stamparla in 3D, in questo momento la mia forma è composta da tre cubi modificati, però vedete sono tre oggetti separati. Ricordatevi sempre di selezionare tutto e andare a raggruppare, bene, in modo che la vostra forma diventi unica. Bene, eccolo qua. Se volete possiamo provare a farne un'altra molto molto velocemente, la O eviterei perché è identica, diciamo che proviamo a fare la N, dove più o meno posso anche recuperare sostanzialmente gli stessi tre pezzi che ho utilizzato fino a qui. Vado a fare ancora una volta duplica, quindi almeno tengo la mia F fissa, la F copia, vado a fare a separare i pezzi, quindi sono tornati 1, 2 e 3, a modificare leggermente le inclinazioni. Ok. Naturalmente ora sto andando un po' a memoria, non mi ricordo esattamente la forma. Okay, più o meno dovrebbe essere una cosa del genere. Vado a raggrupparla, eccola qua. Andiamo a vedere. Sì, ok, magari andava fatto un po' più stretto l'angolo. In questo caso niente di grave, si va a separare. Ecco, si stringe un po' l'angolo di contatto. E si aggiorna. Ecco, magari questa era una di quelle forme dove disegnarla e poi riportarla in 3D poteva essere un po' più efficace. Ok, quindi possiamo provare a farlo, possiamo provare a aprire per esempio Google Disegni. Eccolo qua, è semplicemente un foglio di disegno normalissimo, potete utilizzare linee, frecce, connettori, curve, polilinee. La cosa comoda è che potete importare delle immagini da utilizzare come sfondo, quindi in questo caso vado a caricare dal computer il mio alfabeto, eccolo qua, e dopodiché vado a prendere una polilinea, quindi una linea che non è continua, dove io posso andare a creare delle linee spezzate. Zoomiamo un po' su l'immagine, eccola qua, sulla forma che mi interessa, eccola, e la vado sostanzialmente a ricalcare. Eccolo qua, con un doppio clic, vedete? Eccola qua la mia forma. Si vede leggermente più stretta. Se volete allargare il tratto, basta andare a scegliere quanto deve essere larga. Una volta disegnato, semplicemente ritorniamo alla visualizzazione al 100%, seleziono l'immagine che ho utilizzato come sfondo con cancello, back, la cancello, e eccola qua, mi è rimasto semplicemente l'immagine che ho utilizzato. A questo punto avete due strade, o andare ad esportare direttamente il file SVG, però in alcuni casi il passaggio diretto all'SVG che poi viene caricato in Tinkercad dà qualche problema. Se volete lo proviamo in diretta, però non sempre viene perfetto alla prima, quindi nessun problema, niente di grave. Spostiamo questi, ok? Per caricare un file 2D su Tinkercad avete, vi ricordo, la funzione importa, dove potete andare a selezionare un file solo in formato SVG, quindi in formato vettoriale, lo trascino, eccolo qua, e lo importo. Nel caso l'importazione non venga così come la voglio, eccola qua,
In questo caso, infatti, vedete, non è venuto granché. La cosa più semplice, più veloce da fare è quella di esportarlo come JPEG e poi utilizzare un convertitore online per portare in SVG, quindi from JPEG to SVG. Questo è un problema sostanzialmente legato al software, per cui convertitori online ne esistono tantissimi, gratuiti, quindi è una cosa che si fa abbastanza veloce. Ogni software risponde in maniera diversa. Ok, andiamo a caricare un file. Vediamo se ce l'ha caricato. No, allora lo facciamo manualmente. Eccolo qua. Lo andiamo a convertire. Quindi, come vi dicevo, ogni programma di disegno, ogni programma 2D ha degli accorgimenti diversi. Quindi, se vedete che vi crea più problemi che altro, la cosa più semplice è fare questa cosa qui. Quindi, passare dal JPEG si allunga leggermente il procedimento. Però dovrebbe avere un risultato migliore. Eccolo qua. Come vedete, mi ha importato esattamente il disegno che avevo fatto. Il mio era un po' piccolo. Eccolo qua. Quindi basta un semplice passaggio in più, veramente perdete neanche un minuto in più e avete una forma molto, molto, più affidabile. Eccola qua. Ok. Vi chiudo un po' di immagini. Qualche consiglio per le stampe 3D. Ho preso due esempi, una statua, una Venere e un oggetto, l'impronta dell'uomo sulla Luna, quindi un oggetto diciamo più regolare. Se mi date un attimo, vado ad aprire questi file. Ok, penso che ora lo schermo lo dovreste vedere benissimo. Allora, vi rispiego velocemente quello che vi ho fatto vedere ora. Un oggetto del genere non ha un punto di appoggio ben definito, quindi quello che la prima idea può essere quella di stampare l'oggetto verticalmente, ok? Il problema nasce praticamente subito perché questo oggetto non ha un punto d'appoggio, una base d'adesione buona. Quindi, eccolo qua, se vado a vedere quello che succede nei primi layer, vedete che il punto d'appoggio, la base del mio oggetto sono semplicemente questi due puntini piccolissimi. Quindi, via via che la costruzione sale, sarà facile che il mio oggetto si stacchi dal piatto e quindi non riusciate a portare a termine la stampa. Ok. Per cui il consiglio che vi davo era quello di andare a inclinare l'oggetto anche abbastanza, quindi ecco, inclinarlo in maniera importante in modo che e di rialzarlo dal piano di stampa. In modo che tutta la costruzione dell'oggetto venga supportata dalle strutture, dai supporti, dalle strutture in più che il software vi genera automaticamente. In questo caso, ok, in questo caso, ecco, come vedete, la base viene costruita totalmente all'interno, cioè tutto l'oggetto, scusatemi, viene costruito totalmente all'interno dei supporti, ok? Migliorando quindi sia la qualità di stampa che la sicurezza che la stampa arrivi fino in fondo. Ok, spero che questa volta, benissimo, questa volta si vede bene. Il secondo oggetto che volevo farvi vedere, in realtà un oggetto all'apparenza semplice, però che può nascondere anche qui qualche insidia. Come vedete, la ricostruzione, qui per forza di cose, ha una superficie molto molto irregolare, per cui anche qui si tratta
essenzialmente di scegliere l'orientamento, l'angolazione a cui stamparla. Se io stampo in questo modo, andiamo a vedere nel preview, quello che succede è che tutta la superficie risulterà, al di là di molto irregolare, ma rischia di risultare anche poco piacevole al tatto, ok? Di avere punte, di avere parti magari un po' appuntite che possono pungere, che sostanzialmente possono dare noia. E anche, come vedete qui, la ricostruzione dell'impronta non è un granché, ok? Questo perché? Perché viene sezionato sull'asse Z e quindi in base al modello, ok, non ha un piano troppo uniforme di costruzione. Con file come questi, il mio consiglio è quello di posizionarli su un lato, quindi di stamparli verticalmente, ok? Non richiedono comunque supporti perché gli sbalzi sono minimi, le stampanti non hanno problemi a ricostruire queste concavità. Nel caso possiamo avvicinarci e andare a vedere qual è la parete meno a sbalzo, quindi probabilmente questa rispetto all'altra. Bene, quindi una volta che io ho esaminato più o meno, oppure magari questa qua, più o meno il mio file, vado a, scusate, uso una scorciatoia, vado a posizionarlo verticalmente sul piano di stampa. Qui ho due vantaggi. Uno, miglioro la resa della struttura, quindi di questa parte che può essere abbastanza caotica. Seconda cosa, anche qui vado a nascondere la rigatura, vado a nascondere quindi il difetto tipico di queste, difetto di costruzione tipico, per cui anche in questo caso qui si vede veramente bene a occhio. Ok, se mi avvicino, ecco, ora qui in realtà un po' di supporto me le ha messi, ma perché ho lasciato la spunta. Questo si può stampare tranquillamente senza. Ecco qua, se lo vedo anche di lato, vedete queste superfici qui che nella schermata precedente erano molto molto caotiche, ora sono tutte molto più regolari. Bene, perché semplicemente vengono costruite strato su strato. Se vedete qui, il perimetro esterno è quello che va a ricalcare tutte queste imperfezioni, tutte queste variazioni della forma. Bene, per cui alla fine, stampandolo verticalmente, il risultato è decisamente migliore. Come tempistiche, più o meno siamo lì, quindi non allungate di tanto i tempi di stampa. Eccoci qui. Quindi, un'ultima cosa. Vi chiedo di ricreare una parte di un alfabeto, quindi un nome, una scritta, quello che volete, con i due metodi, o con uno dei due metodi che vi ho fatto vedere poco fa, quindi o direttamente con Tinkercad oppure con una combinazione Tinkercad più un programma di disegno 2D, e dopodiché inviarci il risultato. Naturalmente, se avete una stampante 3D e riuscite a stamparlo, è la soluzione migliore, altrimenti inviateci lo screenshot. Insieme allo screenshot mandateci due righe di spiegazione per farci capire, uno, che alfabeto avete utilizzato, magari non lo conosciamo, e due, una brevissima descrizione delle operazioni che avete fatto per arrivare al risultato finale. Un consiglio: se cercate sempre di dare una base, ok? Per cui più o meno come avevamo visto nel primo esempio dell'alfabeto egizio, ok? Cercate di creare ora anche non una struttura, un cartiglio così, ma più o meno elaborato, basta semplicemente una base sopra cui andate a inserire le lettere che avete creato. Ok, spero possa essere anche una cosa divertente da fare, comunque sicuramente non troppo impegnativa, ok?
sbizzarritevi, magari cercate qualche alfabeto strano, qualche alfabeto con ideogrammi piuttosto che, o se volete anche l'alfabeto etrusco va benissimo. Ok, massima libertà sulla scelta di quello che riuscite a costruire. Se ci inviate la foto della stampa, ancora meglio. Ok, rientro. Ritorno un attimino in chat, controllo. Non, ok, non avete. Non ci sono più domande. Ok, allora io torno. Eccoci qua. Ok, allora per stasera vi saluto, vi ringrazio per averci seguito. E settimana prossima, vi ricordo, ci sarà il quinto e ultimo appuntamento del modulo di stampa 3D e parleremo di arte. Bene, faremo anche qualche accenno, anche forse qualcosa più di un accenno, alla scansione 3D. Quindi se vi interessa vi do appuntamento alla settimana prossima, a martedì prossimo. Rimango ancora qualche minuto in chat, se c'è qualcosa scrivetemi pure. Bene, grazie a tutti, buona serata.